Professoressa Francesca Mazzino, dopo una giornata di convegno in cui si è trattato il problema grave del punteruolo rosso, sono state tirate fuori delle novità, proposte delle alternative? Ma direi, dal mio punto di vista, sicuramente ci sono delle possibilità di alternativa, perché bisogna considerare che per il recupero di questi litorali, di questi paesaggi di palme, occorre una vera e propria strategia di lavoro che deve partire innanzitutto dalla conoscenza storica dei nostri territori, cioè degli stadi evolutivi della vegetazione così come si sono presentati in archi temporali abbastanza lunghi. Sulla base di questi è possibile individuare, come nell'esempio che ho presentato, e cioè questo piano del verde che come università e come, diciamo, coordinatore del corso di laurea di architettura del paesaggio ho presentato, che è possibile attraverso questo strumento individuare delle alternative alla moria delle palme e addirittura individuare delle strategie operative di marketing anche per gli operatori nel settore florovivaistico, perché si potrebbero pensare a delle soluzioni alternative che consentono addirittura di avere una produzione di nicchia e di ampliare proprio la gamma dei prodotti offerti nell'ambito del settore florovivaistico. Qualche proposta nello specifico? Sì, ad esempio noi abbiamo fatto in questo piano del verde un'analisi molto puntuale di tutti i viali, di tutte le piazze alberate, e sulla base dello studio delle piante storiche acclimatate ormai, quindi che hanno 150-180 anni, introdotte dagli inglesi perché Alassio è una località turistica storica, sulla base di questo noi stiamo con il comune di Alassio vedendo di individuare delle possibili soluzioni di sostituzione di piante che si armonizzino sotto il profilo paesaggistico bene con le washingtonie, che per il momento non sono colpite dal Rhynchospermum ferruginus. L'altra proposta è quella di andare a studiare meglio la flora e le associazioni vegetali, gli habitat spontanei, per avere proprio degli ambiti di naturaliformi, di naturalità lungo il litorale, che sarebbero anche questi un notevole richiamo per il turismo. Penso solo alle fioriture del giglio di mare che copriva la spiaggia di Alassio, e che se parti di queste fioriture fossero ancora oggi presenti, per esempio nel periodo pasquale, sarebbero stupende da ammirare da parte dei turisti. Uno dei problemi non è che si è puntato forse troppo sulle monoculture? Forse la diversificazione, la variazione, piantare più specie di piante potrebbe risolvere, insomma, il problema del punteruolo? Certo, è assolutamente così. Infatti nella mia relazione che ho presentato, il primo punto da considerare è quello ecologico. Cioè, noi abbiamo creato dei paesaggi di palme, paesaggi assolutamente antropizzati, paesaggi artificiali, che quindi naturalmente sono soggetti a degli eventi che noi non possiamo prevedere né a breve né a medio termine. Infatti ho fatto l'esempio delle gelate dell'85 e dell'86, dove le canariensis da noi sono morte perché il nostro clima non prevede queste gelate. Quindi la stessa cosa è poi successa con la diffusione di questo insetto. Per cui, appunto, il tentativo che stiamo facendo con il comune di Alassio è quello di avere delle sostituzioni di piante che non introducano solamente una specie in sostituzione della Phoenix canariensis o della Phoenix dactylisa, ma più specie. Ma questo va fatto sulla base di un piano del verde, quindi bisogna assolutamente prima analizzare tutti gli ambiti, e dopo aver studiato gli ambiti si trovano le specie da sostituire, che siano sotto il profilo ecologico, sotto il profilo agronomico e paesaggistico,
idonee e atte a non, diciamo, in qualche modo inficiare il significato e il valore culturale dei nostri paesaggi. Nevio Lavagnoli, presidente della CIA regionale. Ma questo convegno si inserisce in un progetto che la CIA insieme al Copagri, Confagricoltura, Marche Flore, Aflore e l'Università d'Ancona ha presentato al Ministero. Un progetto che è arrivato terzo in Italia e gode dei finanziamenti del Ministero. All'interno di questo abbiamo fatto un convegno in collaborazione con tutte le autorità e le università di Genova, di Firenze e compagnia bella per approfondire questo aspetto relativo alle palme a punteruolo rosso. Perché questo? Perché noi riteniamo che il problema vada al di là del botanico e coinvolga l'identità di un paese. E nel momento in cui dalla crisi economica si esce solo rilanciando la competizione internazionale, l'identità territoriale è un elemento, è una valenza in più per affrontare, che ci aiuta ad affrontare la crisi internazionale. In questo contesto Grotta a Mare, che ha una forte identità legata alla Riviera delle Palme, giustamente si pone questo problema: come salvare e rilanciare la Riviera delle Palme, perché è legata al turismo, perché è legata all'agricoltura e ai prodotti enogastronomici, perché è legata alla cultura, perché è legata a tutte le nostre tradizioni che affondano le radici nella storia. Il presidente di Marche Flore, che è poi Pino Santori, durante la presentazione di questo convegno ha parlato di calamità naturale, ovvero è come se ci fosse stato un diluvio che ha coinvolto tutti i vivaisti. Anche questo è un problema. Qui è un problema e riguarda l'organizzazione della società degli ammortizzatori sociali. Gli agricoltori florovivaisti hanno diritto, al pari di altri lavoratori in questa società, gli ammortizzatori sociali. Questo è vero e Sartori ha perfettamente ragione. Sandro Nardi dell'Assam regionale, funzionario. Non si riesce completamente a debellare il punteruolo da queste zone, ma si è ottenuto un contenimento dei danni che a seconda anche di come si sviluppa da un punto di vista meteorologico l'annata può dare alcune piccole variazioni. Sicuramente per quello che riguarda il comune di Grotta a Mare il periodo con il maggior numero di piante colpite è quello a cui si riferiva il sindaco Merli. Tuttavia alcuni esemplari vengono colpiti in ciascun anno e ragionevolmente c'è da aspettarsi che questo accadrà anche nei prossimi anni. Maggiore sarà l'intensità di lavoro e di controllo che si riuscirà a avere sul territorio nel corso del tempo e migliore sarà la conservazione del patrimonio di palme che è presente oggi nella riviera. A nostro avviso l'azione migliore da effettuare è quella definita approccio integrato, ovvero non un solo tipo di trattamento, un solo tipo di intervento, ma un insieme di interventi sul territorio, ciascuno dei quali concorre a produrre il risultato finale. Mi riferisco ad un attento monitoraggio del territorio per individuare le palme attaccate precocemente, in maniera tale che sia più facile andare ad effettuare interventi di risanamento, come ad esempio la potatura sferica o altre modalità di controllo meccanico che è opportuno ad associare anche a successivi interventi di controllo con prodotti fitosanitari o con nematodi entomopatogeni. L'altro aspetto che va curato è quello dei trattamenti preventivi, sempre possibili sia con prodotti fitosanitari sia con nematodi entomopatogeni. Vorrei infine ricordare che bisogna sempre utilizzare prodotti che siano registrati a questo uso e quindi operare nel solco della legalità e che è anche importante, come dire, strizzare l'occhio all'ambiente e alla riduzione degli impatti e quindi per quanto possibile privilegiare soluzioni che siano con meno chimica e con più attività biologica.